Avevano 71 e 77 anni due turisti deceduti lunedì intorno all'ora di pranzo in Salento. Il primo si chiamava Giorgio Fiocco, originario di Latina, è morto a Torre dell'Orso, Marina di Melendugno. È stato visto galleggiare in acqua e trascinato a riva. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Oltre al 118 sono anche intervenuti gli uomini della Guardia Costiera, la seconda vittima si chiamava Luigi Enio, 77enne di Torino, è deceduto nel giorno del suo compleanno in un villaggio turistico di Otranto dove vi era giunto per un periodo di ferie. Ha accusato un malore appena giunto in spiaggia. I bagnini del resort hanno tentato di strapparlo alla morte praticando le manovre di primo soccorso, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Il 118 giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso. Oltre alla guardia costiera sono intervenuti anche i carabinieri. Fatale potrebbe essere stato anche il caldo che sta superando nelle ore di punta i 40 gradi e le temperature sembrano destinate a salire nei prossimi giorni.